Mi chiamo Antonio Giuseppe Epifani, sono di Carovigno, lavoro alla Pietra da 40 anni. Quindi incominciavo a 20 anni dopo il militare e poi di conseguenza sono arrivato a 60 anni e ancora continuo a lavorare alla Pietra. Ripeto, all'origine con la carrucola, no? Perché non c'erano i mezzi moderni e quindi con sacrifici si riusciva a tirare avanti la giornata con qualche piccolo spicciolo di paghetta. Poi, grazie a Dio, siamo arrivati adesso, no? Con i mezzi moderni, è tutto più facile, tutto più scorrevole, c'è più guadagno, però ci sono molti più, cioè c'è da investire, di conseguenza molte più spese. Con i tempi moderni sì, a malapena si riesce a sopravvivere. 40 anni fa si incominciava quando usciva il sole e si ritirava a casa poi quando il sole era andato a dormire. Tutti stanchi e magari con una paghetta minima giusto per sopravvivere. Il mangiare era scarso. Lavoravo io, mio padre e i miei zii, e si lavorava manualmente, non c'erano i mezzi d'opera di adesso. 40 anni fa, tramite cuneo, no? Si facevano nella pietra, nel masso grande, si riuscivano a dimezzare le forme e poi man mano si lavoravano sempre con mezzi manuali. E quindi si riusciva a fare il marciapiede, le basole oppure tutto ciò che serviva per l'edilizia. Bello, poi la soddisfazione che la sera quando andava a casa eri soddisfatto di aver fatto qualcosa e quindi ti sedevi a tavola e mangiavi con soddisfazione. Questa era la soddisfazione. Perché soldi non ce n'erano, ti divertivi con poco. Magari a volte anche senza soldi.